Facciamo un tuffo nell'oceano per vedere quali di questi animali dall'aspetto inquietante sono in realtà amichevoli. Stiamo nuotando nelle acque tropicali dell'isola di Nanuyabalava, vicino alle Figi. Riesci a vedere quelle creature giganti dalle dimensioni di un maggiolino? Sono delle mante. Hanno una lunga coda simile a una frusta e grandi corpi appiattiti a forma di diamante. Esistono due specie di manta, la manta Alfredi e la manta gigante. Appartengono alla stessa famiglia degli squali, ma hanno piccoli denti nella mascella inferiore. Si nutrono di zooplancton, pesciolini e crostacei. Le mante sono animali socievoli e amano le persone. Se le fai avvicinare, ti nuoteranno intorno per osservarti, ma non inseguirle perché sono nuotatrici super veloci. Il loro nome significa mantello o coperta e tra tutte le creature marine hanno il cervello più grande in proporzione al peso corporeo e possono persino riconoscersi allo specchio. Poi abbiamo il Semicossifus reticulatus e anche se sembra sgradevole è uno dei pesci più amichevoli che puoi incontrare nelle acque poco profonde del Giappone, della Cina e della Corea. Ha sporgenze sia sulla mascella che sulla testa. Ama nascondersi nel suo anemone e di solito ha paura di uscire, nonostante i suoi 100 cm di lunghezza. 30 anni fa, una di queste creature ha fatto amicizia con un subacqueo giapponese. Quando ha trovato questo pesce, era ferito e lo ha curato. Il subacqueo era il custode di un santuario shintoista sottomarino e quando suonava la campana subacquea, il pesce arrivava immediatamente. È ora di nuotare con il pesce più grande del mondo, lo squalo balena. Sebbene queste creature siano squali, hanno molto in comune con le balene. Possono vivere fino a 100 anni di età e hanno cervelli minuscoli. Sono indifferenti agli umani. Non fanno caso a nulla tranne a quello che possono mangiare. E, a differenza di altre specie di squali, non mordono. Gli squali balena sono alimentatori di filtri e hanno oltre 3.000 denti, ma non li usano. Hanno una bocca enorme, come me, ma la gola è grande solo un quarto. Ed ecco qui il pesce luna, un pesce senza coda che sembra tagliato a metà. Ha grandi pinne e se lo vedessi arrivare in superficie lo scambieresti per uno squalo. Il pesce luna si tuffa in profondità per lasciare che altri pesci puliscano la sua pelle e rimuovano i parassiti. Una volta fatto, torna in superficie per prendere il sole. È anche un mangiatore vorace. Se ti vede in acqua probabilmente verrebbe vicino per osservarti. E dopo un solo giorno riusciresti a dargli da mangiare dal palmo della mano. Ed ora l'animale che sorride sempre, il delfino tursiope. È una delle creature marine più socievoli e viaggia in gruppo. Ama giocare, cacciare, allevare i piccoli e aiutare la comunità. I delfini tursiopi sono ottimi nuotatori e possono raggiungere i 30 km orari. Di solito salgono in superficie per respirare aria attraverso lo sfiatatoio che hanno in cima al capo. Queste creature sono grandi comunicatrici e si inviano messaggi tra di loro. Usano l'ecolocalizzazione per navigare e trovare cibo. Quando vedono le persone, diventano molto amichevoli, tanto da abbassare la guardia, rendendole vulnerabili ad altre creature marine come gli squali. Ci stiamo dirigendo verso la costa del Pacifico e vediamo le balene grigie. La pelle è ricoperta di parassiti e altri organismi che rendono i musi simili a ruvidi pezzi di roccia. Prima dobbiamo farci accettare. Le balene grigie possono attaccare una grande barca o una nave se sentono che i loro piccoli sono in pericolo, ma in linea generale sono amichevoli e sembrano indifferenti ai canoisti. In alcuni casi si avvicinano a piccole imbarcazioni e consentono agli umani di toccarle, anche se, per legge, si dovrebbe mantenere una certa distanza. Se vogliono avvicinarsi lo faranno e se si sentono minacciate diventeranno aggressive. Lascia che ti mostri un pesce con un attrezzo in testa, lo squalo martello. Usano il cranio per cacciare. Gli occhi sono posizionati sui bordi esterni del martello, così da avere una vista verticale a 360 gradi. Ma davanti al naso hanno un punto cieco. Le loro teste sono come dei metal detector. La maggior parte di ciò che vogliono si trova sotto la superficie della sabbia. Quindi immergono leggermente la testa nella sabbia e spazzano via qualunque cosa ci sia sotto. Li vedrai in acque temperate e tropicali, sia vicino che al largo delle coste. Di solito si muovono in gruppo. Sono per lo più innocui per gli umani e i subacquei, ma in alcune occasioni sono diventati aggressivi. Prima di attaccare, però, danno molti segnali che i subacquei sanno riconoscere. Ti mostrerò qualcosa di un po' più piccolo, il leone marino.
Queste creature sono un po' complicate. Sono giocherelloni, aggressivi, arroganti, intelligenti e soprattutto curiosi. I leoni marini non possono respirare sott'acqua, ma possono immergersi a quasi 300 metri di profondità, trattenendo il respiro per molto tempo. Prendono l'aria dal naso e, una volta immersa la testa nell'acqua, le narici si chiudono. Se individuano degli umani in spiaggia, staranno alla larga e aspetteranno che se ne vadano via. I leoni marini selvaggi non sono molto amichevoli, soprattutto se si sentono minacciati. Gli esemplari mansueti sono stati addestrati in cattività. Le balene beluga sono le prossime. Sono bianche con teste sporgenti e sono tra le balene più socievoli e rumorose che tu abbia mai incontrato. Le bocche rivolte verso l'alto fanno sembrare che sorridano. Quando nascono sono di una tonalità di grigio scuro. Servono 8 anni perché la loro pelle diventi bianca. Possono cambiare la forma della testa soffiando aria intorno alle narici. Le balene beluga amano gli umani. Una volta che diventano amici di umani, non vogliono più andarsene. Anche se sono animali selvaggi, si fidano troppo delle persone. I biologi marini consigliano di starli alla larga per la loro sicurezza. Hai mai sentito parlare delle mucche di mare? Beh, stiamo parlando dei lamantini. Ne vedrai alcuni nei fiumi e altri negli oceani. Anche se sono grandi, di solito restano nelle zone costiere poco profonde, sgranocchiando alghe e foglie. I lamantini portano la testa in superficie ogni 4 minuti circa per respirare, ma possono trattenere il respiro più a lungo. Sono viaggiatori lenti e, anche se non sono intelligenti come i delfini, possono distinguere i colori. Questi esseri sono giganti gentili e amano avvicinarsi agli umani in cerca di affetto. E ora abbiamo lo squalo elefante, il secondo squalo più grande al mondo. La bocca è la loro caratteristica più impressionante, come me, e può arrivare a 1 metro di larghezza. No, mi batte di sicuro. Queste creature hanno un aspetto minaccioso, ma, nonostante le dimensioni, sono innocui per l'uomo e i subacquei ci nuotano insieme. Sono molto socievoli e possono formare gruppi di 100 individui. Nuotano vicino alla superficie dell'acqua, nutrendosi di plankton. Anche loro hanno molti denti che non usano. Sai quale creatura può cantare canzoni ad alto volume per 30 minuti? Io lo so, Barry Manta. Mi sa che manco lo conosci. In realtà è la megattera. Gli scienziati non sono sicuri del motivo per cui emettono questi rumori e ululati così profondi. Forse cercano di comunicare con gli altri per attirare un partner. Si trovano vicino alle coste e si nutrono di cibo minuscolo, usando i loro trematodi per spingersi nell'acqua. Le megattere sono meno amichevoli delle balene grigie perché sono più caute, ma sono dei veri eroi dell'oceano. Tentano di salvare altri animali dalle orche. Gli esperti dicono che sono in grado di prendere decisioni e risolvere problemi. In un'occasione, una megattera è intervenuta per salvare un biologo marino da uno squalo tigre. Ora proviamo a individuare un vero esperto sotto mentite spoglie, l'Octopus briareo. Grazie a cellule speciali può cambiare colore e può mimetizzarsi con la sabbia e le rocce oceaniche. Ma i polpi della barriera corallina caraibica sono dei veri e propri solitari. Sono anche piccolissimi, possono raggiungere i 13 cm e i tentacoli possono diventare lunghi quanto il piede di una persona media. Se ti avvicini troppo, diventeranno blu, avvertendoti di sentirsi minacciati. Anche se si fidano, è meglio mantenere le distanze per non innervosirli. Una creatura dall'aspetto strano cammina come una specie di aspirapolvere vivente nelle profondità nere e più profonde degli oceani. Sto parlando del porcellino di mare. Ha preso il nome dal corpo rosato che sta nel palmo di una mano. Queste creature non nuotano, camminano sul fondo del mare. Le loro zampe sono composte da 5 a 7 paia di piedi tubolari allargati e hanno dei tentacoli intorno alla bocca per scavare nel fango e trovare qualcosa da sgranocchiare. Gnam! Poiché sono vulnerabili, per proteggersi da altre creature marine, la loro pelle è velenosa. Se ne incontri uno, sarà abbastanza amichevole, ma se vuoi tenerlo come animale domestico, avrai bisogno di un acquario molto profondo. A proposito di creature acquatiche viscide, parliamo degli ctenofori. Sono animali amichevoli che amano nuotare vicino alla riva nelle calde serate estive. Esistono 2 specie, alcune con 2 tentacoli e altre senza. Puoi individuarli di notte poiché brillano al buio e illuminano le acque. Uno di questi è l'uva spina di mare. Sulla sabbia sembra una goccia trasparente di gelatina e può stare in un cucchiaino. Fortunatamente non pungono perché non hanno cellule pungenti e quindi ci si può tranquillamente nuotare accanto.